Buonasera, quest'haul si tratta praticamente di una scoperta, è una collaborazione in collaborazione appunto con un'azienda che io non pensavo facesse make-up. Infatti, quando sono arrivata sul sito di questa azienda e ho visto che erano gli stessi produttori di Crescina, non pensavo producessero anche make-up. Invece la stessa azienda col marchio svizzero di produzione in Italia produce anche cosmetici. Quindi me ne sono fatta ricapitare tre su cui potevo scegliere e perché decido di fare questo haul, anche se sono solamente tre prodotti, diviso dalla review? Perché ci sono delle cose che ci tenevo a dirvi. Prima di tutto che, nonostante il sito sia strapieno di fondotinta, e quindi il paradiso per chi come me ancora non ha trovato il suo fondotinta ideale, che vi consiglio quindi di sbirciare se siete alla ricerca di fondotinta, ci sono sotto praticamente qualsiasi linea. Non c'è una pagina da cui potete vedere tutti i fondotinta, però in ogni linea potete vedere i prodotti viso e quindi i fondi. Rispetto, c'è quello che da crema diventa polvere, quello che da polvere diventa crema, quello liquido, quello in polvere, quello compatto, quello mousse, sono veramente di tutti i tipi. E quindi si presuppone che io abbia scelto un fondotinta. E invece no, perché? Perché voi sapete che io ho una pelle molto particolare, ho questa dermatite sul naso, per cui non riesco a stendere bene alcun fondotinta e faccio molta fatica a avere un risultato accettabile sul mio viso con il fondotinta. Quindi, cercando, avendo questa possibilità, avrei potuto cercare uno di questi fondotinta per risolvere il mio problema. Però è un problema che ho solo io, o perlomeno, per esempio, l'allergia al sole. Qualcuno di voi mi ha detto: sì, anch'io sono allergico al sole, cose del genere. Questo invece nessuno mi ha mai detto: ah, sì, anch'io ho la dermatite, ogni fondotinta che stendo sembra una lebbrosa. E quindi, ecco, ho pensato di fare qualcosa o di prendere qualcosa che potesse rimanere utile anche a voi, quindi di fare una review che potesse rimanervi utile. Visto che non si tratta neanche di un'azienda molto economica, ho pensato di fare review di prodotti che potrebbero salvarvi, farvi risparmiare in un certo senso dal dover comprare altri prodotti che magari già avete, ma che non vi funzionano altrettanto bene. Non mi sono spiegata, vero? Ve lo dico subito. Sono una base occhi e una base labbra, entrambe della collezione primavera-estate 2014, ma che immagino siano ancora in commercio, altrimenti l'azienda non me li avrebbe mandati, con questo packaging carinissimo, molto floreale. E dicevo, una base occhi e una base labbra, in maniera che se avete un ombretto che non scrive abbastanza bene, non si sfuma, non riuscite a sfruttare perché magari non dura, non si sfuma o non si stende bene, o un rossetto che allo stesso modo vi entra nelle pieghe, non dura tanto, non è il colore che desiderate, tramite magari un primer labbra, un primer occhi, riuscite a recuperare questi prodotti. Quindi sono dei piccoli investimenti, perché costano 22 euro l'uno questi prodotti, dei piccoli investimenti che vi permetteranno di usufruire al meglio dei prodotti che già avete. E quindi ecco, ho pensato in questo modo di fare una cosa una review intelligente. E come ultimo prodotto ho scelto, anziché un primer viso, perché vi ho già proposto altre volte i primer che ritengo buoni, e secondo me i primer viso sono più o meno tutti della stessa pasta, sono fatti tutti di silicone al 100%, e quindi ho scelto un rossetto per vedere, che è quello che mi vedete indosso adesso, per vedere anche la qualità proprio del make-up. Questo è della linea STEM, quindi fatta con cellule staminali vegetali, e adesso possiamo vederli uno per uno nel particolare. Allora, l'eye primer si presenta in questa confezione di vetro, a cialdina di vetro, da 4 ml. C'è di una sola colorazione, quindi colorless, vediamo, 01 è questa. È Made in Italy, come dicevo prima, questa confezione anche sul tappo tutta floreale, e anche qui è riportato il nome Labo appunto dell'azienda. Era sigillato con questo tappo di plastica, quanto mi è arrivato, e ancora non l'ho neanche swatchato, appunto per farvelo vedere alla perfezione come appena uscito dalla scatola. E se a prima vista poteva sembrare identico al primer labbra, non lo è. Vi leggo un po' la descrizione che ne danno loro. La particolarità di questa collezione, che appunto era primavera-estate, è che è fatta con estratti di fiori. Infatti, fra gli ingredienti possiamo scorgere cose come estratto di ninfea, di rosa canina,
e camomilla. Poi penso ce ne siano anche altre, però questi è quelli che ho saputo riconoscere tra gli ingredienti. Adesso vi leggo proprio la loro descrizione. Prime Rocky con estratti di fiori delle proprietà rivitalizzanti, antiossidanti e protettive. Emulsione fluida in grado di creare sulle palpebre uno strato protettivo e uniforme che consente una perfetta stesura dell'ombretto. La texture contiene resine filmogene di ultima generazione e crea una base perfetta e leggera per il trucco degli occhi, migliorandone la tenuta. Si consiglia di far asciugare leggermente prima di procedere con l'applicazione del trucco. Paraben free, quindi senza parabeni, ed è disponibile in un solo colore, quindi trasparente. Passiamo quindi al primer labbra, inizio proprio dalla descrizione, visto che ce l'ho qui, primer labbra con estratti di fiori dalle proprietà rivitalizzanti, antiossidanti e protettive. Dalla texture ricca e fondente contiene un particolare burro di karité che rende la texture morbida, emolliente, idratante e lenitiva. Rimodella le labbra creando una base perfetta per il rossetto, altamente confortevole in fase di applicazione, si stende facilmente e lascia le labbra levigate e morbide. Paraben free, anche questo disponibile in un solo colore trasparente, anche questo. In ogni confezione, appunto, trovate all'interno il bugiardino, perché sono prodotti che si comprano in farmacia, in parafarmacia, e giustamente anche loro mettono il bugiardino, in cui non ci sono le attenzioni mediche, diciamo, ma c'è la descrizione dei prodotti di tutta la linea, appunto, Pure Flower Makeup. Quindi andiamo a vedere anche questo in un packaging floreale molto bello, identico al primer occhi. Proprio uguali, come potete vedere. Ultimo prodotto, me lo vedete addosso, è il rossetto Stem Cell Sweet Active Plant, quindi in italiano sarebbe con cellule staminali vegetali attive, effetto volumizzante, texture cremosa e colore ricco. Questo è il colore C07 Cardinal, ha un packaging cilindrico dorato, molto carino, anche abbastanza leggero. Dallo swatch mi ha fatto una bella prima impressione. Aspetto ancora per farvi la review perché sapete devo testarne durata, performance e stress test, però posso dirvi che mi è sembrato molto modulabile, quindi per poter ottenere due colori diversi a seconda delle passate, di intensità diversa, il colore rimane lo stesso. Questo è un rosso con base quasi fucsia, molto freddo secondo me. C'è il bugiardino anche nel rossetto che ci dice che nella stessa gamma con le cellule staminali c'è anche il mascara rinfoltente e un altro tipo di rossetto volume, però dalla texture più leggera, più sheer. Leggiamo quindi la descrizione del rossetto volume volumizzante labbra che è disponibile in 12 colori. Aumenta il volume delle labbra del 15,1%, staremo a vedere. Nel frattempo io sono uscita dall'inquadratura. Bene. In 30 giorni, dati strumentali, test in vivo sull'attivo. Staremo a vedere, lo metterò alla prova per 30 giorni allora. Il nuovo rossetto volume di Labo Stem Makeup assicura un trattamento volumizzante delle labbra unendolo ad un prodotto adatto ad un trucco perfetto della bocca. Gli attivi inseriti agiscono sui tessuti delle labbra a più livelli grazie ad un marcato apporto di acido ialuronico e di altre sostanze riempitive. Test in vivo sul principio attivo effettuato su 29 volontarie. Ha verificato tramite dati strumentali un aumento medio del volume delle labbra dopo un mese del 15,1%. 1, Il rossetto volume è stato testato anche sull'effetto immediato tramite test in vivo contro placebo, 30 soggetti in totale. Dopo 30 minuti dall'applicazione, il volume delle labbra del primo gruppo aumentava del 15,2 contro il 3,4 del placebo. Il placebo significa che a delle ragazze gli hanno dato dei rossetti che in realtà non erano volumizzanti. Furbi loro, per fare i test. E quelle comunque hanno visto un aumento del 3,4%, che non è poco. I nuovi rossetti volume contengono inoltre cellule staminali vegetali attive brevettate da Labo. Le cellule staminali vegetali contengono sostanze attive essenziali che possono contribuire a proteggere e riattivare i tessuti cutanei. La formula del rossetto volume è disponibile in due tipologie, una del colore più pieno e intenso, l'altra del colore più leggero e sottile, quello che avevo detto io prima. Rossetto volume crema effetto volumizzante da texture cremosa e colore ricco, che è quello che ho scelto io, con cellule staminali vegetali attive, l'abbiamo già detto, sottoposte a brevetto svizzero. Capito?
Gli additivi volumizzanti inseriti sono stati testati tramite prove clinico-strumentali, abbina bellezza e cura per le labbra piene perfette, la presenza di estere brillanti. Ah! La presenza di esteri brillantanti conferisce al prodotto una sensorialità molto piacevole. La texture del colore puro lascia le labbra intense e luminose. Ipoallergenico, nickel, cromo, cobalto, tested. Significa, no? È testato contro il nickel, cromo e cobalto. Disponibile in 12 colori, come appunto dicevo prima. Poi c'è anche il mascara, di cui però non sto qui a leggervi tutta la. Rinfoltente e allungante. Tutta la descrizione, perché, anzi, è allungatore. Tutta la descrizione perché è lunga e non ho qui a disposizione il mascara e quindi non potrei provarlo. Bene, visto che i prodotti sono solo 3, ne vedrete presto la review. E quindi un bacione e alla review, appunto. Ciao!